sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata dedicata alla cucina di piacere e sapori qui all'interno del locale del Cuoco Felicione. Ricordiamo che è una produzione della Graziano Tomarchio TV e che va in onda nelle emittenti televisive di Telespazio TV, Calabria TV e la TV del Gusto a rotazione. In questo caso così fa sì che tutte le pietanze che noi andiamo a realizzare grazie al nostro cuoco si vanno subito a vedere, chi li perde li può rivedere. Perfetto, buongiorno. Cosa andiamo a realizzare oggi? Ciao Dominga, oggi andiamo a realizzare un'altra ricetta che potete trovare qui nel nostro ristorante La Drogheria Culinaria e si chiama Terra Nostra. Terra Nostra. Perché Terra Nostra? Perché? Ecco. Perché qui proprio, se tu vedi, abbiamo 1, 2, 3, 4 ingredienti che poi sono nel nostro territorio. 5 compresi i maccheroni. Ecco, parliamo prima della pasta che andiamo a realizzare. La pasta noi la facciamo fresca, fatta a mano come si faceva una volta, come ha detto Cuferretto. Cuferretto con una donna. Abbiamo una signora, Irene. Irene, che la fa. La salutiamo a mano, poi man mano che ci guarderete la faremo anche vedere. Facciamo in diretta la pasta fresca, diamo anche qualche consiglio. Per adesso invece andiamo a realizzare questo piatto, quindi i maccarroni. Facciamoli vedere questi maccarroni, vedete? Potete ammirarli, che sono fatti in casa come a mano, una volta. Si vedono, sono fatti a mano. Ecco, toccali tu, vedi? Sono differenti, non hanno... Uno dall'altro. Allora, la differenza dell'artigianato, che quando si fanno a mano si vede la differenza, la morbidezza. È come quando la nonna arrivava a casa... Ai tempi, quando si riunivano le famiglie, vedevi queste signore col ferretto. Col ferretto dell'ombrello, certo, anche, vero? Mi ricordo. Ognuno aveva i suoi segreti. Ricordo, col ferretto dell'ombrello. Perfetto. Andiamo subito a realizzare questa pietanza che già il nome, come l'ha chiamata, Terra Nostra. Ci sono i nostri ingredienti, i maccheroni, abbiamo l'anduia. Ecco, l'anduia. La famosa anduia di Spilling, ormai diventata, ha preso grande successo anche questo prodotto. Dove prima non la conoscevano in pochi. Ecco, adesso invece con sempre col peperoncino. Tempi nata dal diciamo un mangiare dei poveri, dove si aggiungeva tanto peperoncino in questa carne. A volte si usavano le frattaglie, poi mano a mano sono andate avanti, usano la carne con tanto peperoncino, c'è questo insaccato, diciamo, di molto piccante, che si può trovare sia nel budello sia perfetto, anche confezionato, ormai spalmabile, ci trova un po' in tutti i posti, in tutte le salse. Poi abbiamo una crema di ricotta che facciamo noi, abbiamo abbinato bene o male, le classiche ricette sono anduia e ricotta, anduia un po' maggio perché si usa un po' di latticino per smorzare la piccantezza, poi si può fare anche direttamente col pomodoro e poi ognuno se la fa proprio gusto. Noi abbiamo aggiunto, io, non noi, il cuoco Felicione, abbiamo aggiunto un olio profumato al bergamotto. Perché Terra Nostra? Perché abbiamo proprio Calabria. I nostri ingredienti, il pomodoro, l'anduia, l'olio al bergamotto, questa crema ricotta e i maccheroni fatti a mano. Semplicemente, se tu vedi 4 ingredienti, le nostre ricette sono molto semplici, molto... riprendono molto la tradizione, non andiamo un attimino a spostarci, a usare prodotti al di fuori del nostro territorio, perché sennò non è il nostro, come posso dire, il locale è specialmente con prodotti. Siamo nati per spingere la Calabria. Siamo qui per la Calabria. Semplicemente prendiamo i maccheroni, 3 minuti di cottura, ricetta velocissima. Ecco, perfetto. Anche un turista che viene da fuori e vuole assaporare un prodotto tipico della nostra città, beh,
Questo è consigliatissimo perché si vanno ad associare, a sposare questi sapori nostri e devo dire che il nostro cuoco ha sempre quell'idea in più che Sì, va poi ad arricchire il qui abbiamo piatto. aggiunto il bergamotto, anche se grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Bergamotto, grazie al professore Caminiti che mi sta seguendo su questo percorso. Vabbè, ti ha conosciuto da Allora, ragazzo, vero? posso spoilerare? Ma sì, Mi ha non ci sono crescere il mio professore di problemi. cucina, stiamo Ecco, parlando. abbiamo scoperto tutto. Noi lo salutiamo anche, che lo conosciamo. Stiamo parlando 30 anni fa, 35 quasi. Semplicemente abbiamo messo in una padella a riscaldare un po' di olio profumato al bergamotto. Andiamo ad aggiungere, già incomincia ad arrivare I profumi. un profumo di bergamotto, qualcosa. E la cosa strana è abbinare il bergamotto, questo frutto particolare, con questa 'nduja E piccante. Io infatti cerco di non è dare. facile, Diciamo, questa è un'idea mia. non è facile che si sposi il tutto, però con le giuste dosi, ecco, Perfetto. bisogna dosarli in modo equo, altrimenti si vanno a smorzare i sapori perché sono sapori veramente forti e particolari, ognuno di queste. Senti che profumo. Secondo me il nostro cuoco Felicione a priori ha fatto un lavoro certosino per poter capire come il tutto si poteva abbinare, quindi fare prove, Sì, controprove, è sempre. vero? Non sono buttate al caso queste ricette. Li testiamo, siamo sempre in evoluzione, siamo sempre in aggiornamento. Anche perché la Sì. cucina è anche chimica. Tu Diciamo l'hai che io dico studiato, sai? sempre che siamo un aiuto cuoco perché non sei mai arrivato, hai sempre da imparare, ci sono sempre tecniche nuove, c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è sempre qualcosa di aggiornamenti, nel 2022 si va sempre. Allora, noi siamo sempre nella tradizione, però si va poi sempre Aggiornata, avanti e ti aggiornata. aggiorni. Stiamo un attimino collaborando anche con un nutrizionista per determinate cose. Sei sempre Al passo con i tempi, Stai bisogna sempre ad stare. imparare, non si finisce mai di imparare in questo Ha un vecchio campo. detto cosa diceva? Che la vecchia non si preoccupava che veniva a morire, che veniva a mancare, ma che non poteva più imparare. Quindi vecchi Un detti. nonno diceva a 90 anni ancora, dice ancora imparare, Ed è prima o poi. vero, ed è C'è sempre vero. da imparare nella vita. Quindi Allora, ora cosa abbiamo, andiamo? guarda qui, Si è si è sciolta la nostra. cremata questa 'nduja. Noi la mettiamo calda sul tavolo e comincia a sciogliere il grasso, il profumo. Ecco, un'altra Cambia cosa completamente. bella che una quando viene a sedersi qui all'interno del locale del cuoco Felicione ti viene ad accogliere con il pane Questa naturalmente 'nduja. anche, e poi con questa 'nduja che è fatta riscaldare col prodotto adatto, Cambia completamente il sapore il rispetto alla sapore. classica 'nduja spalmata, come Bravo. pane e Nutella, Quindi dico già io. vi sa prendere per la Guarda gola. qui, guarda, il profumo si è sciolto dalla 'nduja con tutto il suo grasso. Aggiungiamo un cucchiaino poco poco di pomodoro per dare un po' di colore. Mettiamo un cucchiaino di questa crema di ricotta. Semplicemente Come viene stata fatta questa crema di ricotta? messa in un mixer frullata. Ok, quindi viene a essere più cremosa. Sì, se la metti così cruda, tante volte fai i grumi se la lasci un po' troppo Bene, cucinare. bene. Quindi senza nulla, Un po' di solamente. ricottina frullata e poi viene poi setacciata un attimino per non rimanere. Guarda qui. Madonna, si è creata Ma già questa la cosa cremina. bella è che abbiamo il profumo del bergamotto, questo profumo piccante, Della 'nduja, questa dolcezza la della ricotta, ricotta, si va a È sposare tutta tutto. la nostra terra, i nostri profumi. Proprio abbiamo un'esplosione. I mascheroni Andiamo, sono io mi pronti. sposto per ritornare poi a Perfetto. chiusura nella mia Guarda qui. postazione. Abbiamo messo 3 minuti i mascheroni perché sono freschi. Poi si possono prendere anche mascheroni di quelli là comprati, fatti nei pastifici.
ognuno ha i suoi tempi. Guarda qui, abbassiamo poco poco. Mamma che profumo, infatti i nostri operatori stanno svenendo, li salutiamo. Ringraziamo anche la nostra fotografa Emanuela che ci sta immortalando ripetutamente così, okay. Che facciamo già vedere nelle nostre pagine. Semplicemente aggiungo un pizzico di mollica per assorbire un po' dell'olio, perché il vero calabrese ci vuole un dito d'olio, diceva mia nonna, sotto nel piatto. È giusto. Stavo dicendo che noi facciamo sempre un po' di backstage, perché lo andiamo subito a far vedere nelle nostre pagine di Graziano Tomarchio TV. Ci avviciniamo un piatto. E quindi stuzzichiamo un po' i nostri amici che ci seguono, cosa andranno a vedere nelle puntate. Allora, impiattiamo. Bene. Come sempre diciamo, il piatto deve essere fondo. Ci spostiamo un pochino, sì. Ok, così, a presa delle telecamere. Cioè, ragazzi, non è un piatto complicato, è un piatto no, che semplicissimo. Un piatto nella vera regola identitario di Reggio Calabria, che veramente ci fa sprigionare tutti questi. Guardate che meticoloso, sì, ed è sempre giusto, ed è giusto ed è corretto, perché l'occhio, lo diciamo sempre, vuole la sua parte. Mi posso rimettere al mio posto adesso? Perfetto. Sì. Ok. Un piatto, il piatto vuole, deve essere un piatto adatto, in questo caso lui adopera dei piatti abbastanza aggiungiamo profondi. Aggiungiamo un po' di verde, ma non mettiamo il prezzemolo, noi usiamo un po' di finocchietto selvatico, anche a dare un po' di profumo, un po' di colore. Ecco qua. E ora facciamolo vedere sto piatto. È da assaggiare. Facciamolo questo. Vedere com'è. Ecco qua. Faccio io. Mi pregio di far vedere questa pietanza che veramente ha dei profumi e dei sapori, i piaceri e i sapori della nostra tavola, della nostra città di Reggio Calabria. Ecco qua, così lo facciamo vedere meglio. Ricordiamo sempre che vanno poi nelle emittenti televisive di Calabria TV, di Telespazio TV e della TV del Gusto a rotazione, così se perdete una puntata, una ricetta che volete fare, la potete tranquillamente rifare. Sta riscuotendo, sarò ripetitiva, ma un notevole successo, perché piacciono. Grazie. Piacciono, sono piatti facili da realizzare. Poi la cosa che casomai io, se qualcosa non la non comprendo, non andare. La, noi siamo qui, ci trovate a Reggio Calabria. Ripeto, Drogheria Culinaria, siamo tra il Corso e la Via Marina. E lui è pronto siamo a qui, darvi delle sono qui davanti, mi trovate proprio davanti in sala quando aprite, noi abbiamo la cucina a vista. Qualsiasi consiglio è pronto a darlo qui. Perché il cuoco Felicione è una persona molto disponibile, quindi oltre a preparare. E poi, la cosa importante, non devono essere molto bravi. Certo. Perché la leva non deve superare il maestro, perché se no... No, dobbiamo dargli il posto, il ruolo deve mantenerlo, perché altrimenti le puntate finirebbero. Finirebbero. Non va bene nessuno la a mangiare. Cosa. Non dobbiamo spoilerare troppo segreti. No, quindi con questo chiudiamo, è finita la puntata. Spero che sia stata di vostro gradimento, ma sicuramente perché con questi profumi non c'è altro da dire. A me non rimane altro che darvi l'appuntamento alla prossima. Non sveleremo mai cosa andremo a vedere. Perché perfetto. Sempre spazieremo dall'antipasto al primo, al secondo, a qualche novità, perché poi vedremo, farà vedere tante cose. Io non dico nulla perché dovete solamente seguirci. Quindi siamo giunti a termine, un saluto dalla vostra Dominga Pizzi e alla prossima. Arrivederci. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Ci sono tanti desideri, sabor.